Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta Facebook, sono le 14:30 e il 18 settembre. Come vedete dallo sfondo, io sono rientrato a Roma. Questo pomeriggio siamo in aula, poi naturalmente domani vi aggiornerò su quello che abbiamo fatto. Prima di cominciare, come al solito, facciamo i nostri convenevoli. La prima cosa da fare è ricordarvi di pigiare sulla freccetta della condivisione in modo tale da allargare questo nostro incontro a quante più persone possibili. Poi, come sapete, di questa diretta resta un video che poi posto sia su questa pagina Facebook, naturalmente, ma anche sul sito ivanscalfarotto.it e sul canale YouTube. Detto questo, quali sono le novità di oggi? Ma abbiamo una notizia freschissima, sulla quale secondo me vale la pena di riflettere. Ed è che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti della Lega, sapete, uno dei personaggi più autorevoli del governo giallo-verde, ha appena annunciato che le Olimpiadi del 2026, per le quali si prospettava una forte candidatura italiana, e diciamo i rumors erano che l'Italia fosse in pole position per vincere questa assegnazione, questa candidatura, bene, dice Giorgetti che la candidatura italiana è morta. E che quindi le Olimpiadi del 2026 non si terranno in Italia perché l'Italia non sottoporrà al Comitato Olimpico Internazionale nessuna candidatura. È una cosa, devo dire, che mi amareggia moltissimo. Lo dico in particolare da milanese perché io ho visto quali sono stati gli effetti estremamente positivi di Expo sulla mia città. Milano si è trasformata completamente. Devo dire che anche Torino, dopo le Olimpiadi invernali del 2006, mi pare, aveva avuto, quindi, un momento, ha avuto un momento di grande splendore e quelle Olimpiadi sono servite a riqualificare la città, a fornirla di una serie di strutture, anche di metterle all'attenzione, a metterle al centro dell'attenzione turistica, anche internazionale, ed è esattamente la stessa cosa che è successa a Milano. Ora devo dire che questa candidatura abortita dell'Italia fa naturalmente il paio con la candidatura abortita anche di Roma. Sapete che quando Virginia Raggi vince le elezioni comunali qui a Roma, la prima cosa che fa, anche lì si diceva che Roma avesse grandi possibilità di poter vincere, di poter vedersi assegnate le Olimpiadi, la Raggi e tutto il Movimento 5 Stelle dicono che le Olimpiadi a Roma non si devono fare. Perché dai grandi eventi nasce la possibilità, la potenzialità che ci sia malaffare, corruzione, eccetera. Quindi invece di combattere il malaffare o la corruzione, di prevenire questi fenomeni criminali, la Lega, chiedo scusa, 5 Stelle decide completamente di non partecipare e quindi priva Roma di questa possibilità. In questo caso la giustificazione è diversa, nel senso che ovviamente c'è probabilmente una certa antipatia del Movimento 5 Stelle per questi grandi eventi, ma in realtà quello che è successo è che non si è riusciti a mettersi d'accordo tra quelle che erano le tre città candidate, le tre zone candidate, che erano Cortina, Milano e Torino. E si è provato a mettere insieme queste candidature, a fare una candidatura, diciamo, tripolare o bipolare tra le varie città, ma alla fine non ce la si è fatta. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha molto insistito perché Milano fosse la capofila dell'offerta olimpica, quindi della candidatura olimpica, e questo lo si spiega anche per il fatto che Milano in questo momento ha una particolare visibilità nel mondo, sapete, è diventata una grande capitale turistica, appunto, proprio dopo Expo. Ma appunto non si è riusciti a mettersi d'accordo, perché poi la verità è questa, che questo governo non è d'accordo su niente. In particolare è chiaro che a Torino c'è un'amministrazione comunale del Movimento 5 Stelle capeggiata dalla sindaca Appendino, a Milano c'è una giunta di centrosinistra, ma Milano si trova in Lombardia, nella Lombardia di Salvini, nella Lombardia, di Fontana, il presidente della regione. Cortina sta in Veneto e quindi da quella parte c'è Zai e quanti altri e fondamentalmente, diciamoci la verità, non si sono messi d'accordo. La verità è che l'interesse nazionale ad avere questo grande evento, a portare le Olimpiadi invernali in Italia, si è scontrato contro il fatto che le forze politiche del governo non sono d'accordo. Io penso che questo sia una specie di antipasto di quello che poi vedremo per la manovra economica. Quest'oggi ho
ho ascoltato il telegiornale delle 13.30 ed era veramente molto divertente, se non fosse stato drammatico, perché a sentire gli esponenti della Lega e del Movimento 5 Stelle si farà di tutto, quindi le clausole di salvaguardia, la spesa per maggiori interessi, il reddito di cittadinanza, la flat tax se non per i privati almeno per le imprese, e i centri per l'impiego, e le pensioni a 62 anni, e chi più ne ha e più ne metta. Peccato che poi alla fine viene fuori il ministro dell'economia Tria che dice: naturalmente noi dovremmo fare una manovra di bilancio che rispetti i parametri europei e che non dia il panico sui mercati. Quindi siamo ancora alla fase degli annunci, però io ho il timore e il fondato sospetto che alla fine si andrà a finire come con la candidatura alle Olimpiadi, e cioè che le cose non succederanno. Quindi, tra l'altro, segnalo che c'è un certo nervosismo all'interno della maggioranza, perché avrete letto sui giornali, Salvini e Berlusconi si sono incontrati. Tra l'altro ci saranno le elezioni appunto anche l'anno prossimo, e quindi evidentemente, soprattutto per ciò che riguarda le regioni, c'è un'intenzione del centrodestra o diciamo quantomeno da una parte del centrodestra di ricompattare il centrodestra Forza Italia 5, diciamo Forza Italia Lega. C'è ancora il tema della presidenza della RAI aperto, dove Salvini insiste che Foa sia fatto presidente, e pare che in questo incontro tra Berlusconi e la Lega si sia parlato anche di tetti alla pubblicità sulle reti Mediaset e quant'altro, e quindi questo non fa altro che aumentare il nervosismo all'interno della maggioranza. Sapete poi che la Lega propone l'ennesimo condono fiscale, e Di Maio ha detto che loro il condono, che adesso si chiama pace fiscale, perché poi in realtà basta cambiare i nomi, poi alla fine le cose sono sempre quelle. Il 5 Stelle dice che il condono appunto non lo vota, insomma ne vedremo delle belle. Però ripeto, questo evento di oggi, questo evento così importante, la possibilità di portare l'Olimpiadi in Italia, si è scontrata ed è naufragata sugli scogli dei disaccordi di maggioranza, e quindi era giusto notarlo, un po' perché la perdita delle Olimpiadi secondo me è una grande perdita, un po' perché credo che questo sia un sintomo di qualcosa di più gravoso che si sta annunciando all'orizzonte. Detto questo, e ricordandovi sempre di condividere pigiando sulla freccetta condividi, volevo darvi un'altra notizia freschissima, che pare che la Procura di Genova e la Lega si siano messi d'accordo per i famosi 49 milioni. Se non che la cosa che stupisce, e stupisce non poco secondo me, è che pare che l'accordo stia su questi termini, cioè che la Lega restituirà al Tribunale di Genova, quindi all'autorità giudiziaria, questi 49 milioni in comode rate annuali da 600.000 euro all'anno. Quindi, facendo un po' di conti, 50.000 euro al mese. Neanche il mitologico Aiazzone di Biella, che forse quelli con i capelli grigi come me ricorderanno, faceva delle rateazioni senza cambiali così comode. Adesso io la metto a ridere, però se la Lega davvero ha detto che darà 600.000 euro all'anno alla procura, questo, facendo due conti della spesa, mi dice che per restituire gli interi 49 milioni ci vorranno 80 anni, perché 70 mi dà tanto, 6 per 8, 48, quindi 600.000 euro all'anno fa appunto per arrivare a 48 milioni ci vorranno appunto 80 anni. Credo che la matematica sia assolutamente quella lì. E ora la cosa che mi stupisce è questa: che i 49 milioni di cui stiamo parlando non sono una transazione elettronica, cioè non è che sono soldini falsi, cioè non sono i soldi del Monopoli. L'accusa che viene fatta alla Lega è di aver preso questi 49 milioni e di averli messi via, cioè di averli nascosti, di averli o spesi. Appunto, c'è qualcuno che dice che stanno in Lussemburgo, in altri posti, in paradisi fiscali, non si sa bene, ma questi 49 milioni sono proprio spariti, nel senso che c'erano, sono stati versati su quei conti correnti e poi non se n'è più saputo nulla. Però ci sono due possibilità: o la Lega li ha spesi e quindi, per esempio, li ha utilizzati per migliorare la propria comunicazione online, la propria propaganda, io non so per quale motivo, ma insomma li ha spesi, o se non li ha spesi ce li ha ancora, per cui è comodo poter andare in banca e dire: beh, vorrei 49 milioni, alla signora banca glieli restituisco in 80 anni senza interessi, in comode rate.
Che vi devo dire? Ragazzi, io sono quantomeno perplesso, perché 49 milioni sono un sacco di soldi, cioè davvero si potrebbero fare moltissime cose. Poi noi veniamo rimproverati, che so io, per l'aeroplano col quale siamo andati a portare gli imprenditori in giro per il mondo, e invece spariscono 49 milioni, ma proprio messi via, e non succede niente. Poi li si restituisce in comode rate in 80 anni senza interessi. Bah, che volete che vi dica? Ma adesso, sempre ricordandovi di pigiare sulla freccetta, passiamo a lavare un po' di panni sporchi, come si dice in famiglia. Nel senso che io vorrei dire due parole, perché oggi ho perso un pochino la pazienza, devo dire, e visto che siamo tra amici, con voi posso un pochino, come dire, posso condividere le mie emozioni. Mi sono arrabbiato parecchio per tutta questa vicenda delle cene, di cui si è parlato moltissimo, anzi troppo. Io non credo che il naufragio del Titanic abbia avuto una copertura stampa maggiore di quella della cena di Calenda e poi della cena di Zingaretti. Allora, perché mi sono arrabbiato? Mi sono arrabbiato perché il partito, e voi soprattutto, voi elettori, non meritate, secondo me, questa sorta di clima da operetta, non so come definirlo in altro modo. Io penso che noi, voi, insomma, che chi ha votato per il PD si riconosca in valori importanti, che so, il lavoro, la pace, l'Europa, il rispetto, la democrazia rappresentativa, la stampa libera, l'indipendenza delle autorità di controllo, la crescita sostenibile, il valore sociale dell'impresa. Insomma, ci sono delle cose che fanno di noi il Partito Democratico e i democratici, che vengono ancora prima del partito come struttura, statuto, congressi, date, controdate, eccetera. Allora, poiché la settimana scorsa il gruppo del Partito Democratico alla Camera ha fatto un lavorone, ha fatto un lavoro proprio di cuore, proprio di resistenza fisica, noi siamo stati in aula fino alle 6 di mattina per combattere questa norma sui vaccini che trasforma l'Italia, la culla della filosofia, la culla della ricerca scientifica, della culla del diritto, in un posto che sta nelle mani delle fattucchiere, della superstizione, no? Aglio e fravaglio e fattura che non quaglia, come dicono a Napoli. Allora, noi che siamo l'Italia, appunto, della Magna Grecia, l'Italia di Archimede, l'Italia appunto che è stata la culla della cultura mondiale, facciamo una norma sui vaccini che mette a rischio i nostri bambini nonostante l'evidenza scientifica. Allora, davanti a cose di questo genere, il gruppo del PD, in modo molto, come dire, da operai della politica, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto: questa cosa non si può vedere, non abbiamo i numeri alla Camera per fermare questo scempio, ma ci metteremo il cuore e faremo tutto quello che possiamo per rallentare quantomeno l'approvazione di questo provvedimento orribile e per far sapere ai nostri concittadini che cosa sta succedendo in Parlamento. L'abbiamo fatto, ripeto, stando fino alle 6 di mattina in aula, poi tornando alle 10 di mattina il giorno dopo, trascinando il decreto fino al venerdì sera alle 8, siamo intervenuti tutti, e siamo intervenuti, badate bene, non dicendo scemenze, ma stando sul punto, argomentando, dicendo chiaramente quali erano le difficoltà e i problemi che vedevamo. Ora, davanti a questo sforzo così, secondo me, anche, scusate se lo dico di me stesso perché poi io faccio parte di quel gruppo, però è stato uno sforzo di politica alta, nobile. Il fatto che ci mettiamo a litigare sulle cene e che poi qualcuno, e mi dispiace lo abbia fatto, Calenda, dica che qui c'è bisogno di uno psichiatra, che è una frase brutta, perché, ripeto, non manca di rispetto a noi, manca di rispetto a chi nel partito ancora con grande speranza, con grande pazienza, quindi chi nel partito con pazienza spera, ecco, penso che sia ingiusto, penso che sia un regalo fatto ai nostri avversari e che non sia poi tanto un problema dell'avversario, sia un problema del paese, dell'Italia. Cioè, noi abbiamo una situazione nella quale nubi oscure si addensano all'orizzonte, dove la democrazia rappresentativa sembra in pericolo, dove i valori costituzionali che la guerra, la lotta partigiana ci ha consegnato, l'Italia libera e democratica, repubblicana, è in pericolo, e noi stiamo a fare queste scenette che sono invereconde. Io non so quale altro argomento utilizzare. Io oggi scriverò un pezzo per Democratica che troverete online tra poche ore, per dire soprattutto a quelli di noi che hanno maggiore autorevolezza e incarichi importanti nel partito, che a loro è richiesto, in particolar modo, richiesta disciplina, continenza e rigore.
In questo momento così difficile per il paese, noi abbiamo il dovere morale di pensare due volte prima di aprire la bocca. Lo dico anch'io che sono online tutti i giorni con una diretta, ma pensare sempre a quali sono le conseguenze delle parole che utilizziamo, non tanto nei colleghi di partito, perché questa è l'ultima delle cose, ma in voi che sperate in noi. Allora, se noi diamo di noi questa immagine, è poi giusto che i cittadini dicano: ma basta, non ne posso più, andate un po' a ramengo e pazienza, accada quel che accada. E questo non lo merita l'Italia, non è che non lo merita Scalfarotto o i colleghi parlamentari o i colleghi del partito. Qui siamo in una dimensione che va completamente al di là della struttura del Partito Democratico, dei suoi organi dirigenti, delle sue scadenze congressuali. Non è questo. Quello che c'è in gioco sono dei valori, che sono cosa molto più importante della scatola. Questo è il contenuto, non è il contenitore. Non so come spiegarmi. Allora, io lo dico a voi, insomma, ai miei intimi, agli intimi che mi guardano in queste dirette, ma lo metterò anche sull'organo ufficiale del partito, in modo tale che quello che penso lo si sappia, e spero e penso che siate d'accordo con me. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti a questo video, che vedrò appena finiamo la diretta. Io, perché come al solito mi do 15 minuti, mi pare che ci siamo esattamente, mi fermo. Non posso darvi ancora un appuntamento per domani, perché come ho detto domani saremo in aula e quindi dipende un po' dall'andamento dei lavori dell'assemblea. Ricordatevi per favore di pigiare sulla freccetta per la condivisione. Questo video resta naturalmente su Facebook, su YouTube e sul mio sito ivanscalfarotto.it. Io mi fermo qui per salutarvi, vi auguro un'ottima serata e l'appuntamento è a domani a un certo punto della giornata, nel pomeriggio. Ciao, grazie.